Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video e in una nuova serie, quella di The Legend of Zelda Link's Awakening. Allora, andiamo a iniziare questa nuova serie di questo gioco che è un gioco che avevo anche al Game Boy, anzi, non è che l'avevo, ce l'ho. Ce l'ho ancora, un po' rovinaticcio, eccolo qui, ma ce l'ho, eccolo. Vi farò vedere anche questa scena che state vedendo adesso del Game Boy tra qualche giorno, metterò vicine e siamo qui nella tempesta con il nostro Link su una nave, una barca, una nave, un parolone, una mezza specie di zattera. In difficoltà, un fulmine prende la nave. Ancora questa nave, non è una nave, è una barchetta. Barchetta, quindi il nostro amato Link naufraga. E vediamo questa donzellina che si accorge che c'è qualcosa. È il nostro amato Link che giace svenuto sulla sabbia. È lui, è proprio lui. Tanto mi collassano addosso i cavi. È proprio lui. Prova a rianimarlo e inizia così la nostra avventura. Avventura di cui io qualcosa mi ricordo anche se sono più o meno una ventina d'anni che non ci gioco. L'inconfondibile musica. Bellissimo, allora si inizia, modalità normale, il nostro amato Link si chiama Link e mai oserò cambiare il nome al nostro amato Link. Sperando di non sparire con la proiezione del verde dei prati. Ecco il nostro Link che si riprende. Oh, finalmente! Temevo che non ti svegliassi più, ti giravi e rigiravi come se stessi facendo un brutto sogno. Chi? Zelda? No, io mi chiamo Marin, forse sei ancora un po' frastornato. Ti trovi sull'isola di Koholint. Parliamo. Segui il viottolo verso sud per arrivare alla spiaggia dove ti ho trovato. Però stai attento, perché fin dal tuo arrivo sono sbucati un sacco di mostracci. Parliamo con questo baffone. Tarin. Ehi là, Link, finalmente sei svegliato. Io sono Tarin. Ti senti meglio, sì? Ah, vuoi sapere com'è che so il tuo nome? No, non c'è un trucco, non c'è inganno. Guarda, l'ho visto sul retro di questo scudo qui. Il nostro amato scudo. Ora, perdonatemi se ogni tanto prenderò dei colpi, ma su Breath of the Wild si parava con L, mentre qui si para con R e io continuamente premo L che non c'è nulla. Intanto potete udire il mio gatto che dà di matto, miagolando senza alcun senso. Kirby, zitto. Hai di nuovo il tuo scudo. Tieni premuto il pulsante R e usalo per respingere i nemici. Benissimo. Qui ci vanno gli Amiibo. Sembra una base per qualcosa, sopra c'è scritto pianta piranha e così c'è anche un'altra base qui e così via. Usciamo dalla nostra casetta. I polli, meglio non toccarli. Qui abbiamo la cabina del telefono, qui ci andremo poi, anche qui, in queste case, ve le farò, le esploreremo tra poco, e qui abbiamo la biblioteca. Nella biblioteca ci sono questi libri, che sono delle guide. Tranne questo qui che ha bisogno di qualcosa per essere letto. Qualcosa che non sappiamo e c'è anche un libro qui sopra. Ah vabbè, però quel libro non è accessibile al momento. E quindi ci dirigiamo dove ci hanno detto di andare, cioè a sud, nella spiaggia dove siamo stati trovati svenuti, che avete visto nell'intro del gioco. Quindi scendiamo e grazie al nostro amato scudo possiamo colpire. Più che colpire, spingere questi ricci. Quindi scendiamo. No, ho preso un colpo alle spalle, vigliacco. Scendiamo e abbiamo trovato la nostra spada proprio dove ci hanno trovato svenuti. E arriva il nostro amico Gufo. E così sei tu il proprietario di quella spada, ragazzo. Adesso capisco come mai i mostri hanno iniziato a comportarsi in un modo strano. L'araldo del risveglio del pesce vento è finalmente giunto tra noi. La leggenda narra che l'araldo
non potrà abbandonare l'isola prima di aver svegliato il pescevento. Vieni all'ingresso del bosco misterioso a nord del villaggio. Ti aspetto là. Ok, ci aspetta lì. Quindi noi ci prendiamo la nostra spada. Abbiamo ritrovato la nostra fantastica spada. Sì, è proprio la tua, perché sopra c'è scritto il tuo nome. Mena fendenti a destra a manca premendo B e fai piazza pulita ai tuoi nemici. Perfetto, abbiamo la nostra spada. Ora non ci resta che menare fendenti a destra a manca per sconfiggere tutti i nemici. Ci riprendiamo il mezzo cuore che c'era stato tolto, mal tolto. Ma ce ne hanno mal tolto un altro. Facciamo così, ce lo riprendiamo. E qui è molto importante arare i campi con la nostra spada, perché escono fuori un sacco di rupie e di cuori nel caso ne manchino, perché se non mancano non escono fuori. Quindi andiamo a nord nel bosco, come ci ha chiesto il nostro amico Gufo. Questi bimbi giocano a palla. E qui torneremo nel villaggio. Non ci spoileriamo niente. Cuori a volontà e ci buttiamo nel pozzo. Nel pozzo, il famoso pozzo. Pozzo dove andiamo a trovare un frammento di cuore. I frammenti di cuore sono dei pezzi di cuore e ne servono 4 per avere un portacuore. Quindi torniamo su, risbuchiamo dal pozzo e ce ne andiamo qui a nord nel bosco. Eccoci qua, il bosco misterioso. Arriva il nostro amico Gufo. Eccolo qui. Salve coraggioso eroe, araldo del risveglio, e benvenuto al bosco del mistero. Ti trovi sull'isola di Koh-Lint, un luogo arcano e di certo non segnato sulle mappe. Le sue leggi e la sua logica sfidano quelle del tuo mondo, giovanotto, a partire dalle sue coste, ahimè impossibile. Sappi che il pescevento è la divinità di Koh-Lint e, fin quando sarà sopito, le vie di uscita ti resteranno tutte precluse. A tal proposito, sai dov'è l'antro della coda che si trova a sud del villaggio? Cerca la chiave in questo bosco e poi recati là. E ricorda, il pescevento ti guarda. Ok, allora, una cosa che non ho ancora detto è che abbiamo la mappa. Abbiamo la mappa e il registro delle conversazioni, veramente utile per ritrovarsi sempre e capire cosa fare. Ora, ci troviamo qui e andiamo a nord a cercare questa chiave. Sconfiggiamo un po' di mostracci. E qui abbiamo questa specie di castoro, cos'è? Vediamo cosa ci dice. In quanto tanuki, il mio naso è sensibilissimo alla polvere, sappiamo solo questo. Se proviamo ad andare a sorpassarlo, boom, burbum, sono il tanuki rispettoso, ti faccio perdere nel bosco misterioso. E ci teletrasporta praticamente a fianco. Noi eravamo qui e ci ritroviamo qui. Ok. Allora, ci ritroviamo qui e dobbiamo in qualche modo trovare questa chiave molto importante. Allora, ovviamente non possiamo saltare ancora, non possiamo sollevare dei massi, quindi qui non ci possiamo andare. Possiamo scendere giù. Oh, dovevo girarmi, non ho fatto in tempo. Paro il mondo, siamo di nuovo qua, dobbiamo tornare tutto a destra, entrare in questo tronco qui. Entriamo e vediamo un pochettino. Allora, qui abbiamo questa situazione qui. Dobbiamo correre di qua. Spingiamo la roccia e ci prendiamo lo scrigno. Ok, ci prendiamo un bel 50 rupie. Tra poco
ci serviranno. Andiamo su. Perfetto, non abbiamo preso colpi. Qui dobbiamo spingere un paio di massetti e ci liberiamo dalla situazione. Qui abbiamo un bel fungo e il fungo ci serve. Fungo è fondamentale. Hai trovato un fungo? Mentre lo sollevi sopra la testa, un dolce aroma ti solletica le narici. Perfetto, sopra non possiamo andare al momento perché bisogna saltare e non siamo in grado. Quindi torniamo indietro. Questa volta dobbiamo spingere in un altro modo per potercela svignare. Quel frammento di cuore lo potremmo prendere solo tra un po'. Adesso non si può. Andiamo di qua. Quel pavimento lì, se ci si rimane troppo tempo, si cade. Hai ottenuto una ghianda protettrice di mezzo al danno subito. Allora, ce la svigniamo. E dato che, se andiamo a vedere la mappa, qui c'è il nostro amico Castoro che ci blocca e ci teletrasporta qui. Quindi, siccome è tutto chiuso, l'unico posto dove andare è questa strada qui. Quindi, a sinistra è tutto in alto. Ed è proprio lì che andremo. Abbiamo anche quello della forza, un frammento di forza. Senti il flusso di energia che ti scorre nel corpo. L'ho sentito proprio. Tirami una spadata però. Ok. Con un colpo solo riusciamo a farli, perché abbiamo la forza è con noi. Quindi scendiamo giù, non possiamo saltare, quindi non possiamo prendere quel frammento di cuore. E andiamo per di qua, dalla nostra strega. Come si può evincere dal tipo di abitazione? E parliamo con la strega. Oh oh, hai un fungo del sonno. Il giovane, addirittura così dopo la virgola. Dammi qua che ti preparo una cosetta. Ci prepara un qualcosa, un intruglio, un qualcosa. Ecco fatto, usala con parsimonia perché non ce n'è molta. Prova a spargerla su qualcosa qui nella mia casetta. Hai ottenuto la polvere magica, apri lo schermo degli oggetti con più e assegnala a X o Y. Quindi vediamo a X. Ok. Perfetto. È un fatto, provala su nemici e vedi l'effetto che fa. Alcuni li trasforma. Se ti finisce, torna nel bosco, prendi un altro fungo e io te ne faccio un altro po'. Sì, sì, puoi anche tornare senza fungo, posso usare uno dei miei, ma dovrei pagare qualche rupia. Ok, quindi se ci finiscono le polverine. E quindi, essendo una polverina, avete già capito cosa ci dobbiamo fare con questa polverina. Provarla a buttare addosso a questo. Lo ha sballato. Non l'avevo mai fatto questa cosa, non me la ricordavo. Ok, si può eliminare così buttandoci la polverina. Va bene. Parata, amico, parata. Sono reattivo, mi sono allenato a non premere L al posto di R. Quindi facciamo questo. Vediamo un attimo la mappa. E lì non ci si può andare perché non possiamo saltare. C'è un buco. Dobbiamo scendere giù e andare a sinistra. Ok, non ci ha dato rupie. Ce ne andiamo per di qua. Parata. Non mi freghi. Uff, buttata un po' di polvere. Vediamo il nostro amico Kunuki, come si chiama, dare di matto. Ed è il baffone incredibile che andava a funghi, il nostro amico Tarin. Che è successo? Ho sognato di dare un morso a un grosso fungo saporito e poi tutto d'un tratto era un tanuki. Sì, lo so, è una bizzarria, non ricordo molto, ma è stato proprio divertente. Non per me. Ok, andiamo giù, zappiamo un po' di terra, è fondamentale perché zappare e potare l'erba. Ecco qua, la chiave. Cercavamo proprio lei. Hai ottenuto la chiave della coda. Adesso puoi aprire il cancello dell'antro della coda. Perfetto. Oh, si sentono delle ali. Eccolo, è lui, il nostro amico.
Prendi quella chiave e usala per entrare nell'antro della coda a sud del villaggio. Recupera lo strumento musicale che dorme nei suoi meandri. Forza, il pescevento attende. Ok. Il pescevento attende e quindi noi cerchiamo di non farlo attendere troppo. E qui è inutile andare adesso, non si può fare per lo più niente. Possiamo andare dove ci è richiesto senza perdere magari ulteriori energie. Ridammi il mio cuore, non mi avete tolto, non me l'hanno ridato. Va bene, scendiamo giù, torniamo nel nostro villaggio. Abbiamo 69 rupie e possiamo adesso entrare un attimino qui a vedere un po' chi c'è. C'è un cucciolo di Bau Bau e questa signora. Oh, oh, il mio Bau Bau è così fiero del suo pelo lucido. Già, è proprio fiero, non avendo il pelo, ma essendo una palla di metallo. Fierissimo. Qui il Bau Bau gigante. E entriamo invece di qua. Cosa abbiamo? Abbiamo un mini Bau Bau. Una Bau Bau. Quanto mi piace agghindarmi. Sono carina, vero? Yap yap. Oh, quanto mi piacerebbe avere un nuovo accessorio carino. Un nuovo accessorio carino. Bene. Allora, quella è la nostra casa. E andiamo anche, prendendo questa rupia che non ci facciamo scappare, andiamo anche qui in questa casa. Perché qui c'è una leggenda. C'è una leggenda. E lui, il nostro nonno Ulrira. Non so come dirlo, ma chiamami per telefono. Da fuori intendo. Certo che non Ulrira è proprio timido di persona, eh? Sì, non, lui non vuole parlare live. Lui fa solo streaming e video. Quindi lo chiamiamo da qui. Ci colleghiamo. Eccolo qui. Drin drin, pronto, sono Ulrira. Se hai dubbi o domande sull'isola, chiedi pure a me. Mi raccomando, se ti perdi, telefonami. A proposito, al villaggio c'è una biblioteca. Magari è una buona idea cercare qualche informazione lì. Ci sentiamo, click. Ok. Perfetto. Possiamo, a questo punto, zappare un po' l'orticello. Qui, per zappare, intendo tagliare tutte queste siepi che sono molto ricche di rupie. C'è quella da 7 blu, quelle anche verdi da 1 e abbiamo trovato anche una conchiglia nascosta. A cosa servirà? Non lo sappiamo e sinceramente nemmeno me lo ricordo. Quindi con tutte queste rupie possiamo andare qui e qui dovremmo fare un giochino, un gioco alla moda per l'esattezza. Dove abbiamo? Un pupazzo di Yoshi. Ah, però aspettate, aspettate. Perché prima di fare questo dobbiamo, così, anche per correttezza. Tanto qui cos'è che c'è? Qui c'è... Ah, si può shoppare la pala per 200 rupie. Ok. Allora, si può shoppare la pala, quindi ci servono 200 rupie. Andiamo qui. E vediamo un attimino che cosa... Con quattro bambini tutti uguali, anche io a volte mi confondo. Comunque, questo qui desiderava tanto un pupazzo di Yoshi. Questo qui si intende quello che ha in braccio, che sembra proprio un neonato e non capisco come faccia a volere un pupazzo di Yoshi, come fa a sapere cosa sono Yoshi e come fa a comunicarlo. Comunque, voleva un pupazzo Yoshi. Ho visto che se ne può vincere uno al gioco alla moda, ma non ci sono riuscita. Ciao, conosci già i miei ragazzi? Io sono il padre, mi chiamo Papari. Più tardi mi incontrerai bloccato tra le montagne, perciò grazie in anticipo per l'aiuto che mi darai. Cioè, proprio un pessimista e veggente, diciamo così. E quindi andiamo a vincere questo pupazzo di Yoshi per il bene di quel neonato con il dono della parola.
E intanto non ci perdiamo rupie gratis qui, che sono veramente fondamentali. Cambiando un paio di schermate, qui ci si fanno veramente tantissime, tantissime rupie. Però basta prenderle e lasciarle lì. Ok, siamo arrivati già a 100, soltanto così, zappettando un po' quest'orto. Allora, facciamo questo gioco. Gioco la moda. Una partita, 10 rupie. Gioco. Costare la gru è tutta una questione di tempismo. Qui dobbiamo posizionarti altri pulsanti per giocare. Abbiamo praticamente una sola pressione per mandare su e una sola pressione per mandare a destra, quindi non ci si può aggiustare la mira premendo più volte, diciamo. Quindi una volta che lasci il dito dal tasto si ferma lì. Allora, dobbiamo prendere lo Yoshi come prima cosa. Allora, così, così. E ci prendiamo questo Yoshi. Siamo a 20 rupie spese. What? Può cadere? What? È caduto? Siamo già a 30 rupie. Se tutto va bene me lo riprendo con l'ultimo gettone. OMG. Adesso era fuori, torna dentro. Invece era dentro, è uscito fuori. Veramente particolare. Ok, andiamo su destra. Ci prendiamo il frammento, che non si può lasciare qui così. Proprio è un sopruso, veramente. E ce lo prendiamo. E poi ci prendiamo anche quei 50. Almeno proviamo a tornare un po' a pari. Ok, allora. Non sono stato precisissimo in questa fermata. Speriamo di prenderlo. Sì, se non cade malamente, magari. Eccolo, OMG. L'ho visto proprio male sto frammento. Comunque, ce lo siamo presi, perfetto. Non ci serve altro. Non ci serve altro. Allora, ci prendiamo pupazzo Yoshi. Perfetto. Poi ci prendiamo 50, così torniamo a 100. E ci prendiamo il nostro frammento di cuore. Siamo a 2. Benissimo. Ce ne possiamo andare, non ci serve altro qui. Oh, hai vinto il pupazzo di Yoshi. Io un sacco che ci provo. La mamma ne vuole assolutamente uno. L'ho preso solo per lei, altrimenti non saprei cosa farmene di un pupazzo di Yoshi. Allora, non manchiamo di scavare un po' perché è fondamentale, cioè servono tantissime le rupie. Voglio la pala. Voglio assolutamente la pala. E quindi già siamo a 123, basta cambiare schermata e il prato è di nuovo nuovo. Di nuovo nuovo. Anche bene. Ok, quindi non possiamo ancora prendere la pala. Andiamo su, andiamo a consegnare il pupazzo di Yoshi. Yoshimitsu. Che bello, regalarmi il pupazzo di Yoshi a mio figlio. No. E invece sì, che persona generosa. Ecco, prendi questo in cambio. Il fiocco. Hai scambiato il pupazzo di Yoshi con il fiocco. Forse vuoi scambiare il fiocco con qualcos'altro. Andiamo. Andiamo di qua e andiamo. Dopo una breve zappettata. Qui. Tagliamo un po' di siepi, che ci sta. Ok, giusto così al volo, non le tagliamo tutte. Perché questo fiocco, se ci pensate, sta veramente benissimo alla nostra Baobao, alla moda.
Quanto mi piace agghindarmi. Sono carina, vero? Yap yap. Che bello quel fiocco, è troppo carino. Lo vuoi scambiare con il mio cibo per cani? Vuoi essere cibo per cani, Kirby? Se ti stai zitto, se no ti do un cane. E scambiamolo. Meno male, grazie a te, ecco il tuo cibo per cani. Hai scambiato il fiocco con del cibo per cani, una scatoletta piena di carne succulenta. Perfetto. E qui non abbiamo altro da fare. Allora, adesso possiamo andare giù. Possiamo andare giù e diciamo che abbiamo qui la nostra casa. Qui dobbiamo un attimo andare. Andiamo un attimo qua. Tagliamo. Rompiamo questi ricci di mare. Sono anche dei granchi molto aggressivi che spadacciamo malamente. Niente, combattimenti sono retro ma allo stesso tempo moderni. Anche al Game Boy erano così, ma bidimensionali. Solo nelle quattro direzioni si poteva spadacciare. Ovviamente c'è anche il colpo caricato, questo tenendo premuto, che colpisce tutte le parti. Qui abbiamo il nostro coccodrillo. Ehi, fermi tutti, ma quello è un cibo in scatola, per amor del cielo, amico. Me lo devi dare, ti prego. Ecco a te. Grazie, amico, sei troppo forte. Se lo mangia con tutta la scatola da bravo coccodrillo, col rumore metallico. Perfetto. Gnam gnam. Squisito. Senti, lo so che è uno scambio equo. Lo so che non è uno scambio equo, ma prendi queste banane. Che bontà. Banane. Ha dato il cibo per cani, in cambio ho ottenuto le banane, ok. Io, personalmente, ricordavo che le banane, in qualche modo, le voleva questa scimmia qui. Ma non c'è alcun modo di parlarci. Forse devo tirare la polvere. No, per il momento non posso fare niente. Nulla più. Ok, quindi ce ne andiamo qui sopra. Andiamo su. Prendiamo questo riccio. Non mi danno le rupie. Datemi le rupie, che voglio comprare la pala. Mi serve la pala per scavare ancora più rupie. Fermi tutti. Ok. Schivato per un pelo. Prendiamo più attacco. Ancora più aggressività e velocità. Rupia. Oh, non l'ho presa. Perfetto. Torniamo di qua, prendiamo anche questo, non me l'ha data, perfetto. Allora, siamo già a 137. Ed eccoci qua. E apriamo. Ok. Si tirano su le sbarre, anzi si tirano giù le sbarre. Di questo primo dungeon. E direi che per questo video è tutto, ragazzi. Anche perché se no si dilunga troppo. Quindi nel prossimo ci andiamo a spaccare questo dungeon e vediamo che cosa ci dà. Non c'è altro. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace qui sotto. Se non vi è piaciuto, un bel non mi piace. Ma come fa a non piacere? Non lo so, cioè è bellissimo. Guardate, cioè, carica anche la spadata, è bellissimo. E quindi io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.